Siamo in compagnia di Luca Corciulo durante la preparazione estiva di questo Ponte Lungo in vista del prossimo campionato di promozione. Luca, sei uno dei nuovi acquisti di questa campagna, come è stato il tuo ambientamento in Granata e come ti senti? Bene, sono contentissimo, devo essere sincero, non vedevo l'ora. Ne ho parlato anche con alcuni miei amici personali, no, non vedevo proprio l'ora di cominciare perché sapevo dove sarei venuto a giocare. In un ambiente molto familiare, comunque siamo tutti ragazzi che ci conosciamo tutti perché abbiamo giocato contro, insieme, vari anni, in varie squadre diverse, quindi mi hanno parlato tutti bene di questo ambiente qui e devo essere sincero, sono contento, sono veramente contento. Tu che conosci molto bene il campionato di promozione, l'hai affrontato recentemente, hai anche militato in eccellenza, che stagione ti aspetti? C'è qualche squadra che hai già osservato e pensi possa essere insidiosa e che campionato, nonostante sia appena pochi giorni, diciamo che tu sei approdato in questa nuova squadra, che campionato ti aspetti da questo Ponte Lungo? Secondo me in generale quest'anno il campionato è molto equilibrato. Secondo me non c'è la classica massa campionato e non ci sono squadre, passatemi il termine, cuscinetto, no? Le classiche squadre che salgono e diciamo che vai a giocare un po' più sereno. Secondo me le squadre che sono salite sono molto competitive e quelle che c'erano già l'anno scorso lo sono anche loro. Comunque ci sono tanti campi difficili e sarà un bel campionato. Per noi io mi auguro che sia un campionato pieno di soddisfazioni, sia per me personalmente che per i giovani soprattutto, ma anche un po' per l'ambiente di Ponte Lungo che secondo me ha bisogno anche di questo. Ecco. Già visto il campionato scorso, comunque hanno fatto un gran campionato, secondo me possiamo toglierci delle belle soddisfazioni.